Davvero le nostre auto presto si guideranno da sole? Il futuro, luogo di giochi per i grandi curiosi e per i pensatori, sembra spesso così maledettamente vicino. Eppure spesso rimane a fuori portata, pio desiderio nonostante la nostra volontà di raggiungerlo il più presto possibile. Prendiamo ad esempio le famigerate auto che si guidano da sole. Mentre abbiamo sempre pensato di essere lontani da autostrade su binari, da vie di comunicazione su trasportatori ipertecnologici o di vedere arrivare dall'alto delle colonie di marziani che modificassero con nuove tecnologie i nostri modi di muoverci, le automobili autonome fanno parlare di loro come di una realtà della quale potremmo godere il più presto possibile. A dire il vero, questa tecnologia esiste già e dovrebbe funzionare più o meno così. Ognuno di noi ha commissioni da sbrigare, bambini da lasciare a scuola, un amico da andare a trovare, oppure un concerto o una partita di calcio alla quale andare ad assistere. E quindi hop, saliamo in macchina, inserendo la destinazione. E questa dovrebbe essere l'ultima decisione di guida che dovremmo prendere durante tutto il viaggio. L'auto a questo punto ci porterà a destinazione. Se ne andrà da sola in giro per trovare un parcheggio, per poi tornare a riprenderci quando la richiameremo. Sembra tutto molto supercar, ve lo ricordate, Kit? Addirittura in realtà potrebbe non essere più neanche un'esigenza quella di possedere una macchina. Forse un giorno arriveremo al punto di chiamare una società, che ne so, la Acme Driverless Cars, e di chiedere che ci invii un veicolo per venirci a prendere, guidarci a destinazione, per poi tornare a riprenderci e portarci a casa una volta finito quello che volevamo fare. Una sorta di Uber personale, mettiamola così. Già molte case automobilistiche importanti, mi viene in mente la BMW, la Mercedes, la Toyota, la Nissan, la Volvo, la stessa Google, ma anche la General Motors, la Ford, Tesla ne sta parlando. Queste case, grandi case automobilistiche hanno già in programma di introdurre veicoli con capacità autonome nei prossimi anni. Proviamo a pensare in questo caso ai benefici che porterebbero. I tassi di assicurazione crollerebbero, gli incidenti per guida in stato di ebbrezza sarebbero quasi del tutto eliminati e con essi quella ridda di avvocati che inseguono le ambulanze a sirene spiegate per piombare subito sui malcapitati. Ma anche il consumo della benzina ed il flusso stesso del traffico troverebbero giovamento. Dopotutto è sentire comune pensare che un robot guida meglio di un umano. Ma allora quali nubi potrebbero addensarsi su questo radiosissimo cielo? Mi è capitato in questi giorni di leggere le dichiarazioni di Chris Gerz, lo leggo bene, Chris Gerz, che è un professore di ingegneria alla Stanford. Queste dichiarazioni potrebbero imporre in realtà una brusca frenata all'intero fenomeno dell'autoguida dei nostri veicoli. Gerz sta sollevando domande sulle scelte etiche che dovranno inevitabilmente essere programmate nelle menti dei robot che lavoreranno come nostri autisti. Recentemente ha fornito alcune argomentazioni molto interessanti che vorrei proporvi questa sera e che sono derivanti da una dimostrazione che per esempio è stata riportata anche da Bloomberg News e che vi metto nelle note al video se volete leggerla da soli. Utilizzando un'auto, addirittura appare una dune buggy, in una strada senza guardrail tra le corsie opposte, ha messo l'autoguida nella condizione di trovarsi in situazione di pericolo. Che cosa ha fatto? Ha installato sulla corsia di marcia cavalletti e coni di traffico disposti in maniera da simulare un gruppo di operai che stavano lavorando, ripeto, lungo la sua corsia di marcia, e costringendo la vettura a prendere una decisione, molto importante peraltro, quella di obbedire alla legge contro l'attraversamento della doppia linea gialla e falciare quindi i lavoratori, o infrangere la legge e risparmiare però questi finti umani disposti sul suo tragitto. L'auto ha valutato fino all'ultimo la differenza, virando peraltro quando era quasi troppo tardi, rischiando così di scontrarsi con i coni che rappresentavano gli operai
e comunque finendo in una situazione di contromano in corsia opposta in maniera molto repentina, esponendo quindi gli ospiti dell'auto al rischio di un eventuale frontale. Questa dimostrazione, secondo Gertz, solleva parecchie questioni. Primo, quando un incidente è inevitabile, l'auto senza conducente deve essere programmata per proteggere il suo occupante puntando all'impatto meno pericoloso per la struttura del veicolo? Che cosa potrebbe succedere se l'oggetto di minor impatto però si rivelasse qualcosa tipo un passeggino? Ma anche, secondo, se una macchina deve scegliere tra investire un gruppo di pedoni o mettere a rischio la vita del suo stesso occupante, quale scelta morale prenderà? Deve proteggere il suo prezioso ospite più di tutti coloro che si trovano fuori dall'auto? Tutto questo dimostra che le auto senza guidatore, oltre in realtà a dover decidere di svoltare a destra piuttosto che a sinistra, dovranno anche in futuro prendere decisioni morali, etiche e forse prendere delle scelte di vita o di morte. Questo ci porta faccia a faccia, e duramente anche, con il concetto di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale si basa sull'affermazione che le capacità mentali degli esseri umani, quindi la sapienza dell'Homo sapiens, può essere descritta matematicamente con una tale precisione da permettere ad una macchina di simularla con un buon grado di approssimazione. Lo stesso Stephen Hawking, uno dei personaggi più influenti della scienza mondiale, dichiara che le forme primitive di intelligenza artificiale sviluppate finora si sono già dimostrate molto efficaci, ma che allo stesso tempo lui teme che le conseguenze di creare qualcosa che possa eguagliare o superare gli esseri umani possa sfuggirci di mano. Per citare le sue stesse parole, Hawking dice: gli esseri umani, che sono limitati dalla lenta evoluzione biologica, non possono competere nel lungo tempo e rischiano fortemente di essere superati dalle macchine. Quanto di questo è già stato anticipato dalla letteratura e dal cinema? Vogliamo per esempio ricordare Al 9000 di 2001, Odissea dello spazio, per parlare di qualcosa che ha veramente tanti tanti anni più di noi? Per dirla in altre parole, immaginate di voler programmare la vostra auto per portarvi ad un fast food, ma immaginate anche che la macchina si rifiuti perché conosce il fatto che il fast food non è un'opzione salutare per te né per nessun altro. Ma al di là di questo c'è anche un altro problema fondamentale. All'inizio di quest'anno il sistema informativo della Tesla Model S è stato rilevato ed hackerato da alcuni esperti informatici che sono riusciti a disattivare i sistemi elettronici della vettura bloccandola. Vogliamo poi citare la questione del controllo di qualità? Quest'anno soltanto negli Stati Uniti ci sono state più di 2 milioni di auto richiamate per vari problemi, senza contare quelli indotti fraudolentemente che sono al centro delle cronache di queste ultime settimane. Siamo quindi pronti ad affidare la nostra vita a oggetti che provengono da un settore con questo tipo di record negativo sulla sicurezza? Autorobotica? Forse un giorno, ma non oggi. Un altro personaggio molto interessante, Ray Reichman, che è direttore della ricerca sulla guida autonoma presso la Carnegie Mellon University, ha riassunto la situazione dicendo che l'intelligenza artificiale necessaria per un'auto senza conducente non sarebbe disponibile presto e che le case automobilistiche di tutto il mondo credono, anche se non dichiarano, che la prospettiva che un veicolo completamente autonomo arrivi presto è pura fantascienza. D'altra parte, tornando alla letteratura che spesso spiega molte cose con poco, quali sono le regole etiche più conosciute al mondo da applicare all'intelligenza artificiale? Certo, sì, parlo ovviamente delle leggi della robotica prodotte dalla fervida mente di Isaac Asimov. Ve le ricordo, sono 3. 1. Un robot non può recar danno a essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. In definitiva, se leggiamo in profondità, cercando di applicare queste leggi all'argomento in questione, capiremo quanta distanza ci sia ancora da questo tipo di futuro. Ma tu, che cosa ne pensi? Parliamone nei commenti e se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti al canale e condividi con gli amici che potrebbero essere interessati.
Alla prossima, poveracci.